Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Radio Bruno. Primi 20 anni di carriera. Modo migliore non poteva essere se non partecipare al Festival della Canzone Italiana. Eccoli qui, Zen Circus, benvenuti. Ciao a tutti, buondì, buongiornissimo. Allora, raccontateci un po' la vostra storia, nel senso che è bello festeggiare i primi 20 anni, ma come vi siete formati, come sono andati questi decenni? Raccontare 20 anni in una pillola, ma in realtà è facilissimo. La band è una band che nasce appunto, intanto ha creato la pace fra Pisa e Livorno, perché siamo rappresentanti di due province che un tempo si odiavano, ma grazie a noi oggi si amano. Non è vero, però lo speriamo presto. Detto questo, 20 anni fa è successo che 3 ragazzi un po' scappati di casa sono saliti su un camper, si sono messi a fare musicisti di strada e nel frattempo fare anche dischi. Nel mezzo ci sono 10 dischi, oltre 1200 concerti e gli ultimi anni sicuramente sono gli anni più belli da un punto di vista di soddisfazioni, perché si è creato un esercito che ci segue, di ragazzi, decine di migliaia di ragazzi che ci seguono in tutta Italia. E quest'anno, dopo 2 anni di tour estensivo e intensivo, doveva essere l'anno celebrativo, appunto, perché il primo disco è del 99, quindi 2019, sono passati 20 anni. Nel frattempo, già dall'anno scorso, c'era questo rapporto di avvicinamento da parte di Sanremo, diciamo che c'è stata una specie di... Ci siamo corteggiati. E quindi è capitato che nell'anno del ventennale, in cui sarebbe comunque uscita una raccolta, in cui sarebbe uscito comunque un brano inedito e un concerto al Paladozza di Bologna, dove festeggeremo, è arrivato anche Sanremo, e quindi diciamo che è un regalo, ci siamo fatti un regalo sia noi e anche il festival. La cosa bella, come hai detto tu proprio presentandoci, festeggiamo i primi 20 anni di carriera figurando come esordienti. Cosa di meglio che essere esordienti dopo 20 anni di lavoro? È una soddisfazione enorme. Finalmente possiamo risentir dire di nuovo in Zen Circus chi? Però noi sappiamo tutto, ma la canzone la vogliamo un po' spiegare agli amici a caso? Le canzoni non si spiegano mai. Le canzoni spiegarle è difficilissimo. Nel caso dell'Amore nella dittatura già è un po' più semplice, nel senso che col fatto che è uscito il testo come potete aver visto è lunghissimo. quindi diciamo che il testo fa un lavoro ovviamente importantissimo, ma per noi è sempre stato così. I testi sono sempre molto importanti. Una canzone che contiene la parola amore nel suo titolo, e il che la rende ancora più iconica nell'essere a Sanremo, però in realtà non tratta di amore romantico. No, è declinato in modo diverso. Declinato in un modo più collettivo, quindi è una ricerca di se stessi negli altri. Potremmo anche concentrare nel dire che quando si parla di amore romantico, che è un tema carissimo a Sanremo e alla musica italiana in generale, si parla di un moi et toi, che prima di essere me e te e la persona in questione non si conosce, no? Quindi è un estraneo. Noi trattiamo questa cosa qua. Se escludo gli altri dalla mia vita, quante possibilità ho di escludere anche un futuro possibile? Una bellissima domanda. Invece non escludete venerdì la partecipazione per i duetti di Brunori e SS. Assolutamente. Brunori per gli amici. Che fra l'altro è un nome estremamente tecnico, perché sai che lui ha una ditta di famiglia. Sì, lui nasce da quello. Dario è il nostro carissimo amico, nonché uno dei più grandi rappresentanti della canzone d'autore. Non solo secondo noi, fortunatamente anche secondo i numeri e secondo tutto quello che sta combinando. Ha presentato anche un programma bellissimo l'anno scorso. Sarei 3, esatto, di cui abbiamo fatto parte, e è un amico carissimo, e questo brano è decisamente perfetto per il connubio di amicizia, appunto, che ormai c'è da 10 anni. Sì, abbiamo delle belle aspettative. Abbiamo due timbriche di voce molto diverse, quindi anche è bello vedere come uscirà proprio questa seconda versione, che è stata voluta e cercata come cambiamento rispetto alla prima insieme a lui, quindi si compierà venerdì. Allora, io so che avete un sogno e ci salutiamo con questo sogno. Potete fare anche un appello agli amici che disegnano su Topolino. Esatto, proprio questo volevo. Loro vogliono diventare Zen Paper, giusto? Paper Zen. La seconda, da quando abbiamo cominciato a suonare 20 anni fa, in realtà l'unica cosa che volevamo fare era finire su Topolino. Sogna Wembley, c'è chi sogna. Sogniamo Topolino. Sì, veramente Topolino. Per noi sarebbe un appello che facciamo a disegnatori, tutti
noi vogliamo entrare a Paperopoli. Sì, e non sarebbe... a Topolinia, sì, è chiaro. È chiaro che a quindi Paperopoli. Aiutateci in questo sogno e supportateci, e veramente uno dei nostri obiettivi maggiori. Dopo finire dentro il Bartezzaghi della settimana enigmistica, sì, adesso c'è quello sarebbe molto di più. Dopo la copertina ufficiale del TV Sorrisi e Canzoni, anche lì. Sì, quindi sì, ve sì. L'auguriamo naturalmente. Neanche i dischi di platino, quello non ci importa. Ci interessano i dischi di platino. Fateci sapere se si ottiene Speriamo. Questo risultato nel 2019. Grazie mille a Zen grazie Circus. A voi. Grazie. Ciao a tutti. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.